allora essere licenziato per sciopero, per antifascismo, voleva dire che nessuno ti riassumeva. Nome di battaglia, diavolo. Sparò tre colpi di beretta, a pistola beretta, due finirono nel muro e il terzo mi raggiunse alla schiena dove tenevo il portasigarette di metallo. La pallottola penetrò e si fermò lì. Nata nei mercati, 12/9/1927. Poi. E lei? Uguale. Io ero Sara. Lei era Rosanna. Nome di battaglia. Rosanna, nome di battaglia. Beh, praticamente la paura l'ho sempre avuta. Avevo due paure. La prima era quella di uccidere, la seconda era quella di morire. Avevo 17 anni. Poi venne la notte del silenzio. In quel buio si scambiarono le vite. Incollati alle barricate, alcuni di noi morivano d'attesa. Incollati alle barricate, alcuni di noi vivevano d'attesa. Poi spuntò l'alba. Ed era il 25 aprile. Sono parole di paura, di speranza e infine di liberazione. Una liberazione arrivata grazie alla lotta e al sacrificio di donne e di uomini straordinari. Noi partigiani, è un omaggio a loro e un regalo per tutti noi. Per non dimenticare e per riscoprire i volti e le storie di chi è morto e si è battuto per la nostra libertà. Prima della lotta. È meglio la peggiore delle democrazie, della migliore di tutte le dittature. L'antifascismo in casa di mia madre si respirava come l'aria. Lo sapevano tutti chi eravamo e cos'eravamo. C'era chi magari non ci salutava, ecco, né noi salutavamo loro. Oppure chi ci salutava di nascosto. Mio padre era disoccupato, ma chi dava lavoro al cognato di Matteotti in pieno regime? Nessuno. Mia madre ci ha proprio tirato su nel culto, nella venerazione di questo giovane uomo assassinato. Del 1935 vinsi in classe, era il giorno dopo l'invasione della Messina, vinsi in classe il primo premio per la ripetizione a memoria del discorso del Duce e ebbi un voto altissimo, lodevole, lo portai a casa a far firmare al padre e mi beccai uno schiaffo. E la cosa mi sorprese e da allora cominciò con i vicini di casa un altro ferroviere licenziato dal fascismo che mi disse il babbo ha ragione e da allora è cominciata questa mia educazione antifascista. Io sono diventata antifascista a 9 anni. Io andavo in una scuola di suore francesi, era un collegio francese, però diretto da una direttrice che si chiamava Starace ed era la cugina di Achille Starace, segretario del Partito Fascista. Aveva gli stessi difetti, era autoritaria, poco intelligente, quindi io diventai antifascista. La mia famiglia era famiglia anticomunista perché... No, antifascista! Cominciando da me, era socialista in noi. Mio padre era molto antifascista e io ho preso tanto da mio padre. E già da piccola io ho cercato, ho guardato, c'era una certa Gessati, la cara Emma Gessati. Lei vedendomi così dice, Giulia, dovresti fai finta di niente qualche manifestino andare e portarlo. Avevo avuto 15 anni, 16 anni, dalla mia maestra dove andavo a imparare, vidi in mezzo a una scrivania il libro Guerra e Pace. Loro dice, questo deve essere qualcosa di bello da leggere, perché contenta. E chiesi se me lo dava da leggere.
questa donna. Non mai inginocchiata, però si era comandata. Non te lo posso dare da legge, lo facciamo sparire. È un libro proibito. È un libro proibito, mi raccomando. Cominciano a spiegarmi cos'erano le SS, la loro formazione, le loro teorie, eccetera. E io mi dicevo, ma questi sono matti. E poi finalmente il discorso cade sugli ebrei. Cade sugli ebrei e viene che questi erano appena arrivati in Italia, ma venivano da Varsavia, dove avevano incendiato il ghetto. E quindi io ho avuto il racconto del ghetto di Varsavia da quelli che l'avevano bruciato. Non riesco a dormire quella notte. La mattina, come senti, dico, quella storia che mi hai raccontato è vera, ma è esagerato, no, no, freddissimo, assolutamente vera. Queste le cose che si devono fare. E allora in quel momento ho capito che quello era il nemico che bisognava combattere. Senza un giorno, senza le donne, non ci sarebbe stata la resistenza, punto e basta. Perché quando, dopo l'8 settembre, l'esercito italiano si autodistrusse, le donne ricorreranno a casa tutto l'esercito italiano in fuga. La resistenza. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. Il 10 marzo, morte di Mazzini, noi sbaragliamo un battaglione. Cioè io ho sbaragliato 3 battaglioni, Mario Fiorentini, pacifista. Più pacifista di me non ne trovi un altro. Proprio, però, 3 battaglioni. Il battaglione Onore Combattimento, in via Tomacelli, il battaglione Barbarigo e il Bosen di via Rasella. Via Rasella, distrutto, distrutto, perché 35, 36 morti e 70 feriti. C'era 4 mortai che bombardavano il ponte, e quando io ho portato i miei dietro qui, tutti protetti, ma quello mi ha visto, mi ha tirato. Mortaio micidiale, ragazzi. Noi avevamo molti automezzi, giravamo tutta l'Emilia, noi fino sopra la Spezia era tutto in mano ai partigiani. E i tedeschi passavano, sono passati 2 volte in un anno. In luglio hanno lasciato lì 400 morti, perché la 31 era una brigata fortissima. Lei ha partecipato anche a far saltare dei ponti? Sì, tanti. Uno ci porta ancora i segni sulla testa. Sono pieno di cicatrici. Quindi ha imparato a usare l'esplosivo? Sì, io ero molto bravo. Io ho portato dinamite, perché un compagno di scuola trafficava in dinamite, chissà perché, una notevole quantitativa. Io feci dei tentativi di trovare soldi, ma naturalmente trovai niente. Allora pensando, perché l'idea di perdere questa meravigliosa cosa che erano molti chili di dinamite, ho venduto la medaglia della Madonna di Loreto e relativa collanina, all'epoca loro valeva molto, e ho comprato ampie quantitativi di dinamite. Io ho fatto 8 campi di concentramento, non uno, il che significa che per 8 volte sono dovuto andare sui carri bestiame e andare da un campo all'altro. Perché noi ufficiali, non so perché, ma ci sballottavano da una parte all'altra, perché insomma, ci volevano costringere non solo con la fame, ma anche con i sacrifici, a mettere la firma e aderire. Cominciò nel Piemonte, a Torino, la seconda fase della resistenza, e fu qui che presi il nome di Giotto. Io facevo parte del comitato provinciale dei giovani comunisti di Torino, una riunione
e il capo di questa organizzazione mi domandò qual era il mio nome di battaglia. Ero talmente imbranato, era quest'uomo, dirò poi che era Gillo Pontecorvo, il regista, Barba si chiamava, era una persona autorevole, e eravamo a Torino, lui alzò gli occhi al cielo, eravamo in via Giotto, quindi una cosa abbastanza, e da allora. Non mi hanno mai, dicevano sei una bella ragazza, mi vedevano sotto quegli occhi lì, ho rischiato tanto, e mi viene il magone, davvero. La Recanati, maresciallo Messe, dette la possibilità di, alla maglia di proseguire oltre i confini d'Abruzzo, che trovi resistente perché dobbiamo liberare anche i fratelli del nord che hanno bisogno di aiuto. Avevo l'incarico di fare le lezioni, quindi io dovevo studiare la storia scritta da Dossetti. Studiavo per insegnare ai partigiani la storia d'Italia, Garibaldi, Mazzini, Cavour. E poi studiavo le circolari e poi dovevo parlare ai partigiani cosa significava dopo. La differenza fra un sindaco e un podestà. Cosa vuol dire essere eletti? Cosa vuol dire eleggere? La democrazia. C'era la parola, secondo me, bellissima, che dovrebbe valere anche adesso, democrazia progressiva. Vuol dire oggi riteniamo qualcosa, domani andiamo avanti, poi facciamo un altro passo ancora. Questo si parlava alla popolazione. Colpo ci siamo trovati come zona libera. Le creste degli operai erano, ma fondamentalmente tre. Aumento dei salari subito, aumento dei salari per i giovani operai e operaie, ma soprattutto il principio della parità salariale. Cinque ragazzi si è saputo durante la giornata che li hanno fucilati. Il giorno dopo dovevano essere fucilati altri 10. Se non che si è saputo dalla fucilazione dei cinque, si è mobilitati e io con i gruppi di difesa della donna mi sono mobilitata a avvertire quei gruppi del mio rione di donne che avevo organizzato. E cosa avete deciso di fare? Pietro, fuori, manifestazione di fronte alla caserma. Mi prendo la bicicletta disarmato, no? Ecco, no, davanti a me, e io delle volte penso al destino, c'è una donna a 300 metri, no? Questa donna si avvicina al Tresinaro, che è un canale, un fiumiciattolo, no? E saltano sui tedeschi. Come saltano sui tedeschi, io sono in bicicletta e andavo anche abbastanza velocemente, no? Come vedo saltano sui tedeschi, mi butto nel fosso, no? E poi dopo salto su uno e mi infilo tra gli alberi. Si chiamavano Olmi, allora, no, io l'umano, mi infilo tra gli alberi zigzagando, ma andando a una velocità che io credo non raggiungesse anche il centro metrista ovest in Germania, no? E allora queste due donne, ecco l'asse qui, queste due donne là, alla finestra, due staffette di Sorelle Morini, hanno detto, ma è proprio un Gehl, ecco, e da quel momento lì andiamo. Da partigiano c'era modo anche di vivere momenti di gioia, di allegria o no? Ah sì, si cantava quando a me addirittura sulle osterie cantavano mi marie, mi vuoi marieme, vuoi demme una mariola, cacusta non cacusta, basta ma che sia dal munfra. E vi voi marieme, una mariulana che la venga dal Monfra, che la venda le castagne brusate. Ha imparato anche il piemontese. Sì, perché eravamo nelle osterie, no, dove
Ma mi è rimasta così impressa e l'ho imparata. So che al castello di Lisignano avviene un incontro importante della sua vita. Sì, la mia prima moglie. Una croce rossina. Sì. È giusto definirla così? Sì, sì, sì. Stiamo parlando di Maria Teresa Maestri. Sì, che pur non essendo patriottica nel senso che pensavamo noi, però era talmente, diciamo, si dedicava a chi stava male e quindi curava i nostri partigiani feriti. E eravamo già da qualche giorno lì a Torino e mi vengono a dire: sai Amaro, c'è un camion che va a Bagnolo, se vuoi andare a salutare i tuoi, perché era un mese, non so quanto, che non sapevano più niente di me. E dico: ma certo, certo, vengo subito, eccetera. E doveva venire anche Burdino. Burdino, suo fratello, gli dice: no, non andare perché è pericoloso. Io vado a giocare a pallone con un mio amico, avevo 16 anni, che anche lui non era anni che vedevo. E vedo questo camion, in fondo io ero a distanza dove c'era la camera di lavoro, in corso Galileo Ferrari, vedo questo camion in fondo. Hanno ammazzati tutti. La liberazione. La gente accorre, grida, sventola fazzoletti, piange, sorride. Questo sorriso, questo pianto di gioia, questo gridare ci accompagna. Ci accompagnerà sempre come un incitamento o un rimorso. Come un sogno forse troppo bello per essere inserito e trasfuso nella prosaica realtà di tutti i giorni, ma che pure deve segretamente illuminare in qualche modo quel che di meglio è in ognuno di noi. Ho visto là in fondo piazzare il cuoco, arrivare la macchina con la bandiera. Io dalla gioia credevo di andare giù dal balcone. Era una cosa a sentire suonare. Guardi, era una cosa che mi ricorderò sempre, sempre, sempre. Sono venuto con questi camion che aveva mandato il Vaticano, no? Sono rientrato e la cosa più bella, come ti dicevo, è quando dall'alto abbiamo visto l'azzurro del lago di Garda e il cielo italiano. Dopo di 5 anni di guerra, di tormenti, quell'azzurro è la cosa che non dimenticherò mai. Così come non dimenticherò mai il bacio di mia madre dopo 5 anni che stavo fuori di casa. Beh, lo ricordo bene, ma lo ricordo anche per un fatto particolare. Dove alla gioia subentra uno stato d'animo di malinconia, di tristezza. Perché? Perché quel partigiano che ha salvato la mia vita, la battaglia di Fontombo, avviene 9 giorni prima della liberazione. No? E questo mio eroe, no? Era stato ucciso e allora mentre si viveva la gioia della liberazione, io ero in piazza, arriva sua sorella, che è ancora viva, e mi dice: dov'è Pippo? E allora quel momento lì ti strappo il cuore. Il giorno 29 aprile, all'1, io alle 11:30 sono stato ferito, all'1 il giornale radio annunciò che il generale Wolf dell'SS aveva firmato l'armistizio. Mio padre aveva detto: quando dovesse finire la guerra, quando fosse finita, perché stava finendo, se tutto va bene ci troviamo a Torino, monumento del Duca d'Aosta. Sono andato lì alla base di questo monumento e non è venuto nessuno. Il giorno dopo, festa, 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 tutto quello che vuoi, vado di nuovo lì, sotto lì ci sto 2-3 ore e non è venuto nessuno. E al terzo giorno è arrivato mio padre e il quarto giorno è arrivata mia madre. Dunque, il momento di paura fu che una sera una suora con cui mia sorella era in contatto, perché mia sorella portava i pacchi in carcere ai detenuti, mi disse: dottore, guardi, si prepari, domani mattina partirà per la Germania. E io ebbi la notte dell'innominato manzoniana, pensai: qui la mia vita è finita, perché se mi porto in Germania non so. E invece niente, fui scarcerato.
Quando sono andato al nord ho avuto un entusiasmo, tu capisci? Io che venivo da qua, vado su, vado là, giravamo i bambini sul balcone col pugno chiuso insieme alle suore, passavamo noi partigiani. L'eredità della resistenza. Coltivare la memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro l'indifferenza e ci aiuta, in un mondo così pieno di ingiustizie e di sofferenze, a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la può usare. Nell'AMPI c'è stata una fase iniziale nella quale i partigiani erano i partigiani riconosciuti, un documento e basta. Poi, man mano nel tempo, si è creata l'occasione che il concetto di resistenza era molto più ampio e comprendeva tante cose in più. Comprendeva intanto anche la resistenza non armata, senza della quale in molti casi la resistenza armata avrebbe fatto ben poco. Le è capitato di pensare, ma forse non ne valeva la pena? Negli anni successivi no. Adesso che sono passati tanti anni che vedo questa Italia piatta, gretta, meschina, ignorante, ma io la vedo così l'Italia di oggi, sì, oggi me lo chiedo, ma oggi, non allora. Sono venuta a costruire il sindacato della Federmezzadri, mi hanno fatto responsabile del paese, che erano io, non capivo niente, però capivo le robe essenziali, capito? A riunirli questi contadini, andarli a chiamare, a cussare. Questo subito dopo la liberazione? Subito dopo, a giugno. Dopo sono andata a fare il mio lavoro di passione, l'infermiera, da un dentista. Mi hanno mandato una lettera contro di me. Ah, sì! Ma sempre perché lei era comunista? Sì, perché ma due volte. Una volta il dottore me l'ha fatta leggere e gli ho detto, guardi dottore, se lei vuole mi licenzi. Io non mi licenzio, perché io non sono questa. C'era scritto con una scrittura di prima elementare che io sono un poco di buono e che perderà i clienti e che ho fatto lì la partigiana, ma allora la seconda non me l'ha fatta leggere. Devo dire che i valori che avevo acquistato durante la resistenza erano tali che sono ancora quelli che oggi. Il paesaggio è stato partigiano. Non che i partigiani guardassero il paesaggio e dicessero oh che bello, eccetera. Guardavano le montagne come luogo dei combattimenti, come luogo di rifugio, come luogo di mangiare, bere, dormire, perché poi i grandi problemi erano anche quelli. Però questo essere nel luogo si è verificato in quel tempo in maniera forte, che è quello che noi dovremmo usare oggi, questo legame con la terra. Io sono contento. Io sono andato ancora e vado tutti gli anni. Le scuole medie, le terze medie, si radunano sia quelle di Castelletto, di Borgo, di Varallo, e io trovo 100-150 bambini e bambine di 14 anni che vengono tutti a stringermi la mano. Sono sempre stato fierissimo di quel poco che ho fatto, perché mi pareva doveroso, per chi ama la libertà, combattere per questo non è un regalo, la libertà. Queste sono solo alcune delle voci di chi ha scritto una pagina indimenticabile della nostra storia. Una storia da riscoprire insieme a chi l'ha vissuta su noipartigiani.it, il memoriale dedicato agli eroi della Resistenza. Perché il coraggio di questi uomini e di queste donne non venga mai dimenticato.